Cari amiche e cari amici di Telesole News, buongiorno, buona domenica a voi tutti da Canosa di Puglia. Oggi una grande festa qui a Palazzo Il Liceto per i 30 anni di scautismo a Canosa di Puglia, però voglio parlare poco perché la parola oggi è a loro. Guardate quanto sono belli. Buongiorno, buongiorno, 30 in lote per questa festa, la misura dell'amore e amare senza misura. Tanto buongiorno, facciamo un attimo qui, vengo qua vicino a voi, aspettate, ecco, poggio di qua, ecco, siamo qui, presenti. Allora, sulla mia sinistra abbiamo Marianna Volpe, capogruppo di questo gruppo. E poi invece sulla mia destra, Michele Morra, capogruppo. Capogruppo, e poi ci sono tutti loro. Ecco, facciamo un nome veloce. Dai. Luca. Sabina. Salvatore. Adriana. Andrea Catalano. Rosa. E poi da questo lato abbiamo Nunzio. Mimmo. Nicola. E intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa grande festa. Come potete sentire c'è tanto entusiasmo e siamo qui al Palazzo Il Liceto e vi aspettiamo almeno fino a stasera alle 9 a chiusura di questa grande festa. Qui ci ritroviamo tutti gli scout che sono passati da questo gruppo, 30 anni di ragazzi che si sono alternati capi eccetera, e come potete vedere stiamo giocando. Ci sono stati dei laboratori interattivi stamattina, tra cui primo soccorso, orientamento e costruzioni, quindi anche pratica di nodi eccetera. Abbiamo la cucina trapper, abbiamo anche tutte le tecniche di scouting che noi facciamo quotidianamente. Per noi è quotidianità, però per molti altri anche ricordare che cosa vuol dire essere stati scout 30 anni fa e rivedersi nelle foto è una grande emozione per noi, ma soprattutto è un'emozione rincontrare i vecchi scout che c'erano, ci sono stati, hanno lasciato quella piccola orma in questa grande storia del Canosa 1. Che bello, del Canosa 1. Michele. E che altro devo aggiungere a quello che ha detto Marianna? È veramente una grande festa che si è riusciti a fare grazie al concreto aiuto della Proloco, nella persona di Elia, che ha preso a cuore questa attività e siamo riusciti ad organizzarla. Ma quanti ragazzi sono stati coinvolti? Ma tantissimi! Siamo circa 80 ragazzi, tra ragazzi, capi, clan, in 80. 80. Ecco, il tuo ricordo degli scout a Canosa, vediamo. Io sono entrato da poco, da 10 anni circa, che devo dire. Ho rivisto ragazzi che sono partiti piccoli e ho trovato già signori, già grandi, adulti. Già grandi. È stata una bella emozione, una bella opzione. Senti, cosa consiglieresti ai giovani, ai ragazzi che vorrebbero provare ad essere uno scout? Avvicinarsi, provare, perché tutti possono fare gli scout, tutti. Quindi tranquillamente basta contattare, diciamo? Contattare Don Michele, che è il nostro assistente del Canosa 1, alla chiesa dell'Assunta, lasciare il nominativo e sarà ricontattato. Perfetto. E allora io però vedo qua anche il presidente della Proloco, che invito, Elia Marro, e lui non ti nascondere. Intanto buongiorno Elia. Buongiorno a tutti, grazie Claudia per la tua presenza. Ecco, vediamo qui una bella festa al Palazzo Liceto. Sì, siamo onorati di aver ospitato gli scout per questa festa dei 30 anni. Molti principi degli scout sono anche i nostri principi della Proloco e saremo sempre a completa disposizione degli scout e di tutte le altre associazioni che vogliono contribuire a valorizzare questi principi positivi. È vero. Meritano il gruppo scout, io non lo conoscevo benissimo, meritano tanto il nostro aiuto, l'aiuto di tutte le istituzioni. È un bellissimo gruppo, tanti ragazzi educati e veramente sono io che ringrazio loro per aver condiviso questa manifestazione. Ecco, un esempio di vita a questi giovani, vero ragazzi? Assolutamente. In maniera ufficiale a regalare questo alla Proloco, al presidente, perché per noi è importante il fazzolettone e i colori del Canosa 1, e quindi in maniera ufficiale abbiamo aspettato te. Grazie. Ma con tutta la comunità capi ringraziamo questa disponibilità della Proloco, che non è da tutti, anche l'amministrazione comunale, tutti quanti, perché questo grande evento non poteva esistere se non ci davano il là. Quindi un grande grazie.
e ecco, ti doniamo il nostro fazzolettone, è veramente simbolo non solo di unione di gruppo ma di 30 anni di storia che doniamo alla Proloco. Grazie infinite. Ma che bella, grazie a te per questa sorpresa. Elia, ora pure scout. Mi hanno sorpreso. Forse abbiamo detto che condividiamo spesso gli stessi principi, quindi di conseguenza noi collaboriamo e saremo sempre a disposizione di entrambe le associazioni. Come tutte le associazioni dovrebbero fare. È vero. Ora anche scout, Elia. Vi ringrazio e sarà un onore e una responsabilità maggiore aver ricevuto questo dono. Grazie. Lo facciamo vedere, ecco, no, perché è importante. I colori del Canosa, se vuoi, ecco, di ufficialmente, sì, vai. Aiutatelo. Vai, Luca. Allora, fate una cosa per la telecamera. Eccolo qua, vai vicino ad Elia. Sì, ok. Un attimo, allora, abbiamo bisogno un attimo di spazio. Di spazio, vedete? Come? Eccolo lì. Beh, capogruppo. Il capogruppo, giustamente. Vediamo questo momento. Eccolo qua, grazie, che bella sorpresa. E salutiamo come salutano gli scout. Ora devi farlo tu però. No, aiutatelo. Chiaramente mi corre l'obbligo anche di ringraziare tutti i soci della Proloco, il consiglio di amministrazione che mi ha supportato in questa, diciamo, in questa condivisione. Quindi il merito a tutti i volontari, come sono volontari gli scout, siamo volontari anche noi della Proloco, cerchiamo di fare il possibile per aiutarci l'uno con l'altro. E allora, Elia, visto che siamo qui a Palazzo Liceto, esattamente sulle terrazze, sì, vogliamo far vedere così velocemente, possiamo? Sì. Intanto dov'è la cucina? Facciamo vedere la cucina. Andiamo. Venite con me. Eccolo qui. Allora, questa che cos'è? Allora, questa è una cucina e una tavola dove i ragazzi durante il campo si rendono autonomi, quindi qui in realtà c'è legna e cucinano su. Queste sono legature quadre che ora, come potete vedere, è su pietra, ma in realtà poi quando c'è il terreno è fisso e non si muove. E loro cucinano, mangiano e sono autonomi già dai 12 anni, dai 12 ai 16, questa è la loro struttura di campo. Perfetto. Poi, e ora seguiamo. Abbiamo l'alzabandiera che non può mancare, come possiamo vedere le bandiere dell'Italia, dell'Europa e delle AGESCI. Noi ogni mattina e ogni sera c'è l'issa bandiera e la maina bandiera. Qui come potete vedere c'è tanta gente tra genitori e scout che in 30 anni si sono alternati, quindi superiamo veramente dei grandi numeri. Questo è il laboratorio di questa mattina. Vediamo intanto. Qui abbiamo fatto il laboratorio di costellazione e orientamento, perché è fondamentale per noi scout orientarci, quindi il nostro nord è necessario. Questa è l'alzabandiera. Eccola. E poi abbiamo fatto anche un laboratorio di primo soccorso e possiamo solo, ecco, qui ci sono ragazzi che giocano, ecco, come può vedere la costruzione di una barella, e c'è un ragazzo lì appoggiato, non perché non sta bene, ma se, ecco, e niente, e quindi per noi è veramente quotidiana come cosa, ma è necessario anche rendere loro queste piccole nozioni perché possono sempre servire, quindi emergenza, qualsiasi cosa, ecco. Ma che felicità che si... No, loro sì, loro sono sempre felici, anzi, possiamo vedere anche i nuovi ingressi, quindi se vedete senza fazzolettone perché non hanno fatto ancora la promessa, invece gli altri che indossano i colori invece hanno già fatto la promessa. Anche queste felpe sono state proprio quest'anno controtempo, veramente chi ce le ha realizzate ha fatto un gran lavoro, e c'è il nostro motto, appunto, che è quello che abbiamo detto all'inizio. Ecco, vediamo una corda, che serve? Sì, questo è il roverino, questo è il loro gioco preferito. Vediamo. È un gioco preferito dei ragazzi? Sì. Mi fate vedere un lancio a roverino? Davide? Ragazzi? Dai. Ragazzi?
Vai, pronti? Questo è un gioco tipico scout, si chiama roverino. È fatto, ecco, e loro, lui così ha fatto punto. Lanciando questa corda, questo grande cerchio dentro, in realtà i guidoni, ma i guidoni sono giù in mostra e quindi hanno utilizzato una mazza della scopa. Come si può vedere anche nella semplicità, loro trovano il modo di giocare e di essere vitali, perché questo è essenziale per i giovani. Ecco, questo è il loro modo di giocare, contesa naturalmente ora. Vai Fra, vai, è contesa tra i due, come potete notare. Ecco, ancora contesa, perché lo deve prendere solo uno di loro. Okay. Sì, vediamo, eccoli, arriva e l'ha preso Matteo, che poi lo passa e si va a segnare, ecco, sulla squadra opposta. Ecco, quindi veramente un gioco che può essere veramente... Noi giochiamo con le cose essenziali come scout, non abbiamo né cellulari, infatti è essenziale non avere il cellulare, questa è la prima cosa, e poi giochiamo con tutto quello che per noi è quotidiano, quindi anche una semplice corda la rendiamo un gioco. Perfetto. Nello scoutismo si fa tutto con il gioco, ma nulla per gioco, questo è fondamentale. Ecco, intanto io qui voglio inquadrarlo. Sì. È il nostro Aldo. Buongiorno scout. Buongiorno, ex scout, ma com'è? Però una volta scout per sempre. E io sono testimone del fatto che essere scout è la proposta che farei a tutti quanti i giovani di oggi, perché lo scoutismo insegna veramente a cosa significa essere in mezzo alla natura, a rispettarla e soprattutto ad essere buoni cittadini del futuro. Che belle parole, grazie, sperando veramente che colgano tutti i nostri amici questo messaggio, perché davvero è bello vivere questa realtà di ragazzi, di giovani che hanno tanta voglia di fare e di essere di esempio ad altrettanti giovani. Ma come vedi, questi giovani sono tutti sorridenti e non hanno bisogno di cellulari. Come ha detto prima Marianna, col gioco, con lo stare insieme, noi insegniamo come scout all'essenzialità e soprattutto ad essere presenti in mezzo agli altri. Allora, io sto proprio inquadrando la zona di una mostra. Vogliamo andarci insieme? Se attendiamo un attimo, sì. Possiamo vedere un grande cerchio di scout e scout che si sono alternati nel tempo. Ecco, vieni sulla mia destra. Aspetta, vieni sulla mia destra, cara. E questo, come possiamo vedere, è un richiamo, quindi un unico fischio, tutti in cerchio. I ragazzi si organizzano e sanno che immediatamente devono lasciare quello che stanno facendo, perché i capi li hanno chiamati, e di conseguenza ci riuniamo in un grande cerchio e i ragazzi ora, ecco, è per richiamare, perché ora sono tra genitori, sì. Sono emozionati e no, ma è vero, ma si sente l'aria di festa. Impiegano del tempo, però devono essere molto veloci, celeri. Ecco, sono tantissimi ragazzi. Tanti genitori, prego, prego. Eccoli là. Ecco, ora ci riuniamo, come può vedere il cerchio non ha cioè ognuno si può mettere dove preferisce, ma soprattutto in reparto ognuno ha le sue squadriglie, e infatti a Canosa abbiamo i Puma, gli Orsi, i Gabbiani e le Aquile, dove loro si dividono in queste squadriglie. Allora, e facciamo, avvisano, guarda. Ed ora siamo anche noi, avvisano che sono pronti con il loro grido. Anche noi della Terra del Sole siamo all'interno di questo cerchio. Quindi veramente in diretta, ragazzi, da Canosa di Puglia. In tutta l'intera terrazza. E come possiamo notare, i capi ora stanno richiamando il silenzio con un gesto molto semplice: alzare il dito. E invita tutti quanti a stare zitti. È difficile in un grande gruppo poi attirare l'attenzione, ma basta un dito nello scoutismo e si invita.
Ecco, ora naturalmente stiamo invitando tutti gli scout che si sono alternati in questi 30 anni e ora... Adesso chiameremo Quadrato, come abbiamo fatto stamattina. Quadrato è un'altra figura del reparto fondamentale, dove le squadriglie, il clan e il noviziato si presenta alla comunità capi e a tutto il gruppo. Ok, stiamo invitando anche chi è stato negli anni, quindi un'aquila a partecipare come aquila, orso come orso, il clan qui. Noi ora ci spostiamo perché andiamo direttamente nella zona capi, perché questo non è il posto nostro. Ah, ecco. Ognuno ha il suo posto e quindi, come potete vedere, anche capi che siamo noi siamo tutti con la comunità capi o capi che si sono alternati in questi 30 anni. E quindi divento anch'io capo per qualche frazione di secondo. Forza, ad onore, ma noi, Claudia, lo sai, sei per noi il nostro capo e la nostra stella. Grazie, cara, grazie. Noi ci mettiamo? Vado? Sì, sì. Come possiamo notare? Come possiamo notare, loro, questi sono tutti i ragazzi del clan. Molti di loro sono all'università, hanno lasciato tutto, festa eccetera, e sono tornati per questa grande festa. Quelle sono le aquile! Ecco, come sono divisi? Ecco. Quindi aquile, mi dicevi? Allora, noi abbiamo, a partire da Anna Chiara, abbiamo i gabbiani, Sabrina con l'altro guidone, come puoi vedere celeste e blu, aquile. Abbiamo i puma in fondo, guidone giallo, e Marco, guidone rosso e grigio, quello in realtà era bianco, ma poi negli anni con la terra. Giustamente. Sì. E un'altra cosa fondamentale negli scout: non è buono o cattivo tempo, ma buono e cattivo equipaggiamento. Come potete notare, sta iniziando a piovere, a nevicare, noi siamo tutti qui inquadrato e non ci muoviamo. Quindi, ecco, stanno partendo... Con gli urli si sono presentati e noi come capi salutiamo. Questi sono gli orsi. E questi sono i gabbiani. Le aquile. Ora si presenta tutto il reparto. Questo è tutto il reparto e ora andrà il clan che è da questa parte. E questo è il motto del clan. Naturalmente, ecco, questa è la parte dei capi. Dove prenderanno un libretto e lo leggiamo tutti insieme, dove c'è una piccola preghiera per poter chiudere. Ok. Preghiamo tutti insieme la preghiera che è all'ultima pagina, dammi Signore. Proprio per avvicinarci. Per noi non può mancare il ringraziamento al Signore, veramente, e al padrone di casa noi lo chiamiamo, perché per noi è fondamentale. E siamo cristiani, cioè la GSC è proprio quella C che ci. Qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo col buon umore necessario per mantenerla. Dammi, o Signore, un cuore semplice che faccia tesoro di quello che è puro, affinché non si spaventi del peccato, ma trovi alla tua presenza la via per mettere di nuovo le cose a posto. Dammi un cuore che non conosca la noia,
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che mi preoccupi troppo per quella cosa tanto evidente che si chiama io. Dammi, o Signore, il senso del ridicolo e concedimi il dono di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne partecipi anche gli altri. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Giorgio, prega per noi. Santa Caterina, prega per noi. San Paolo, prega per noi. Ora ci siamo rimessi in cerchio e invito tutti a prendere un gran legnetto, così vediamo anche come si chiude il cerchio negli scacchi. E ora hanno chiuso il cerchio, vuol dire che le attività sono finite e si può andare a pranzo. Ecco, ecco la loro festa, ritroviamo i genitori. Che bello. E quindi sì, ci... Ecco, ci vuoi nuotare l'emozione dei grandi scout che si sono alternati? Bellissimo. Sì, veramente bello. E allora ora non ci rimane che vedere la mostra. Andiamo insieme. Qui siamo al Palazzo Liceto, per chi si fosse collegato in questo momento. E questa è la mostra, vero? Questa è la mostra, sì. Possiamo iniziare appunto, proprio come scautismo a Canosa abbiamo già diciamo il pannello anni 40, anni 70, che non era AGESCI, ma era due associazioni, maschile e femminile, erano separate. Noi invece festeggiamo dal 1989 AGESCI, quindi entrambi, sia diciamo per i non addetti, sia maschi che femmine. Questi sono i primi pannelli. Le foto non si usavano, quindi era difficile reperire, alcune ci sono, e quindi questa è in parte la nostra storia, ma... veramente non ci sono così tanti pannelli così enormi da poter contenere tutti. E qui vediamo già nel 95-96 già c'erano le prime foto. Sì, eh? Sì, ma guardate. Più recenti, mi diceva chi era protagonista di queste foto, sono anche più recenti. Qui invece inizia il digitale, quindi di conseguenza abbiamo a livello storico memoria in questo senso. Possiamo notare, questa è la nostra legge. Anche qui dove c'è i cavalieri, questa sono i nostri 10 punti della legge, e questi sono tutti gli anni suddivisi, naturalmente, come potete notare, i colori del Canosa 1, quindi blu e verde, che ci in queste grandi cornici ci siete. Siamo. Che bello. Tutte le foto di gioia, con tutti i giochi, con tutte le esperienze che avete realizzato. Ecco, vediamo le date 2002-2003. Sì. Guardate, bellissimo, bellissimo. Possiamo notare anche la luce di Betlemme, che noi il 22 abbiamo portato a Canosa, e in realtà in tutta la diocesi di Andria. Noi siamo veramente, ci teniamo tantissimo a questa tradizione. Abbiamo anche un
non lo so, sacco a pelo, abbiamo lo stuino, lo zaino, proprio per mostrare in realtà come uno scout vive una giornata di campo, il campo, e quindi di conseguenza gli strumenti, l'essenzialità. Abbiamo anche nelle bacheche coltellini. Sì, però io vedo questo, che cos'è? Allora, inquadriamolo, vieni Aldo. In realtà i lupetti a Canosa non ci sono, però questo ricorda quando il branco era a Canosa, e un alpestock che riguarda appunto il branco negli anni 95-96, per 3-4 anni si sono alternati, ma progetto appunto di questa comunità capi è riaprire il branco, che vuol dire che ancora più giovani ci sono, ancora non solo dai 12 ai 16 anni, perché noi abbiamo solo il reparto e clan, ma presto speriamo di riavere i lupetti, quindi dagli 8 ai 12. Perfetto. Così si dà una possibilità in più ai ragazzi di poter essere scout ancora prima. Bellissimo. Hai ragione, hai ragione. E allora, cara, siamo giunti alla fine, perché vedo infatti, che tutti vanno tutti a mangiare. Sì, anche è noi. È essenziale. È giusto. Allora, io ti ringrazio. Grazie a te. Sei stata gentilissima. Ci hai fatto compagnia, ci hai fatto entrare nel mondo degli scout, quindi chi vorrà veramente, quando volete, noi siamo a vostra disposizione. Anche se volete provare una giornata, anche solo una giornata, vedere che cos'è e provare l'ebbrezza dell'essenzialità, noi siamo qua. Perfetto, quindi rivolgetevi alla chiesa dell'Assunta a Canosa, sì, di Puglia, a Don Michele Malcaggio, che io saluto con grande affetto, ovviamente il nostro Balù. Lo sapevo. Io ti faccio i migliori auguri di buon fine anno. Grazie anche a voi e alla Terra del Sole. E buon inizio, soprattutto. Grazie. Auguri. Saluto anche il nostro Aldo. Aldo, ecco, per le sue riprese. Grazie. Tanti auguri a tutti e buon pranzo. Auguri e buon pranzo.